Ciao, sono Sandra dello Savon della Goletta. Oggi provo a fare un sapone che mi incuriosisce da tanto tempo ed è il sapone alla birra. Non l'ho mai provato prima, quindi questa è un po' una scoperta per me. Come funziona il sapone alla birra? Si sostituisce il liquido per la soluzione caustica, solitamente io uso l'acqua, poi nel sapone al latte d'asina invece appunto si usa il latte d'asina, lo si sostituisce con la birra. La birra è alcolica ed è gasata, per questo motivo bisogna sgasarla e far evaporare l'alcol. Quindi adesso mi metto, la metto in un pentolino e lentamente la scaldo in modo che evapori l'alcol e si sgasi. Procediamo. Peso la mia soda caustica. Indosso la mia maschera e preparo la soluzione caustica. Se mi sentite parlare strano, magari perché ho la maschera addosso. Questo non era previsto. Questo è il colore che ha preso la birra, mentre prima era di questo colore, una bionda. Ho scelto una birra bionda. Ora sembra una birra ambrata. Ok, lascio raffreddare e torno. Riprendo i miei oli. Abbiamo detto, qui ci sono olio di cocco e burro di cacao che ho sciolto. Qui ho il mio olio d'oliva e il mio olio di ricino. Mischio tutto. Ecco, questa prova sarà non profumata, non colorata, proprio perché voglio vedere il sapone alla birra come si comporta, senza interferenze, chiamiamolo così, esterne, senza l'aggiunta appunto di profumazioni che potrebbero accelerare il sapone e senza profumazioni anche per sapere che profumo avrà il sapone finito, se ha lo stesso odore di un sapone tradizionale, ma non credo, perché un sapone al latte non profumato ha un profumo estremamente diverso da un sapone fatto diciamo con l'acqua demineralizzata. Ma in questo caso voglio proprio rendermi conto della differenza che può fare la birra. Ok, questa è perfettamente a temperatura ambiente, la misuro. Gradi, quindi anzi 20 gradi e 6, quindi perfettamente a temperatura ambiente, anche se qui in laboratorio abbiamo la bellezza di 17 gradi oggi. Siamo in estate, fa bello, splendide giornate. 17 gradi, io ho il pile come sempre sotto. Andiamo a vedere la soluzione caustica che punto è. Ah no, la soluzione caustica è ancora caldina. L'ho messa in un bagno freddo, vediamo di farla abbassare un po' più in fretta. Siamo già passati a 43 gradi, 10 gradi in pochi secondi. Direi che l'acqua del rubinetto è bella fresca. Veramente
incredibile come si abbassa in fretta. L'ho presa, era a 53 gradi. Siamo a 36,6. Gli oli sono intorno a 20 gradi. Mi piace lavorare tutto a temperatura ambiente perché il sapone non accelera di suo. Possono essere le fragranze, possono essere tante cose. La ricetta, anche le ricette che contengono burro di cacao, accelerano sempre di natura. È un burro che nel sapone fa accelerare la ricetta, però fino a un certo punto. Il fatto di lavorare tutto a temperatura ambiente, quindi il metodo, per chi fa sapone, si chiama metodo tutto a freddo, è veramente un sistema ottimo per controllare le accelerazioni del sapone. Ok, direi che ci siamo a 31 gradi. Voilà. Allora, quando preparo la soluzione caustica insieme agli oli, mi piace filtrarla. Di solito la preparo con largo anticipo, in modo da essere sicura che non ci siano grumi, che non ci siano scagliette, che sia limpida. Il fatto di prepararla in anticipo, appunto, mi permette di lasciarla decantare, tutta la soda si miscela perfettamente con l'acqua, con latte, quello che ho utilizzato, e non fa appunto residui. Invece, avendola preparata proprio poco fa, preferisco passarla tramite un colino in modo da non avere sorprese. Quindi, in questo caso residui non ce ne sono, ma piace già, sembra cremosissimo. Ah, eccolo qua. Guardate che spettacolo, mi piace già. Non voglio aspettare il tempo di stagionatura per provarlo. Mamma mia! Al momento ha un profumo particolare, diverso. Sì, diverso dal sapone fatto con acqua non profumato, e diverso ancora anche da quello fatto con il latte. Non so, sono pessima a descrivere i profumi. È una cosa che non riesco, riesco solo a dire mi piace o non mi piace, è un mio enorme limite. Ecco qua, fino all'ultima goccia cerco sempre di togliere tutto quello che posso dai contenitori, anche perché poi questo finirebbe nello scarico del lavandino, mi dispiace. Allora. O meno. Ok, lo lascio adesso fermo solite 24 ore, di più, perché domani sono mercatino, quindi sicuramente non lo taglio, e quindi 48 ore, lunedì mattina lo taglio e
vi faccio vedere anche questo video qua, ovviamente state lì che lo monto insieme e poi lo metto a stagionare. Sono già stra curiosa. Mi piace, profumo buono, mi piace. Eccolo qui, l'ho finalmente tolto dallo stampo, sono passate poco meno di 48 ore. Ha un odore particolare questo sapone, come dicevo nell'altro video, nell'altro pezzo di video meglio, non so definire i profumi, ma è un profumo che conosco, non riesco a piazzarlo, mi piace comunque, è molto, molto buono. Adesso lo taglio e vi faccio vedere. Eccolo qua. Non è stato colorato, è un sapone tinta unita, diciamo naturale, senza nessuna aggiunta, come vi ho fatto vedere nella fase di preparazione, non profumato, dicevo. E sono curiosa di vedere il risultato. Ora eccolo qua. Eccolo qui, quindi proprio semplicissimo. Al momento si vede un leggero bordo più scuro intorno, è la fase di asciugatura del sapone, anche qui sopra forse si vede un po' meglio. È una cosa che capita molto spesso in tanti saponi e poi con l'asciugatura man mano che stagiona questo diventa tutto uniforme, non si vedrà più.